Bentornati in questo video tutorial da superficie. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E con questo bel video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti Shallow, un brano che è un brano. Dicevo prima di introppettarmi, un bel brano per chitarra acustica del 2018 che nel 2019 è stato il terzo brano più venduto del pianeta con oltre 10 milioni di copie, lo sapevi? Il brano è in tonalità di Sol maggiore e utilizzeremo sia le dita sia il plettro. Il mio plettro è qua sotto il dito medio e mi servirà poi per fare una ritmica, lo ritiro e ritorno con le mie dita. Andiamo a vedere gli accordi che ci serviranno per fare questo intro: Mi minore settima, in questo modo, con il Re sulla seconda corda, il dito 3 rimane premuto, Re basso Fa diesis e Sol, sempre con il Re al canto. Monto l'accordo di Do maggiore, accordo di Do con l'aggiunta della nona, lascio il mignolino qui e accordo di Re maggiore con un ghirigoro sulla prima corda, quindi hammer on, pull off e termino con l'arpeggio. Mettiamo una tablatura e andiamo a vedere cosa fanno le dita nello specifico. Mi, Re, Sol, Re basso Fa diesis e piccolo intervento percussivo che otterrai semplicemente stoppando, dando un pugno sulla buca della tua chitarra, non più avanti, non più indietro, non sotto, non sopra, proprio sul buco. Questa è la percussione ottimale. L'accordo di Sol dura 4/4, ti consiglio comunque con il pollice un pochino leggerissimo, proprio impercettibile, perché non c'è proprio questa scansione, però la mettiamo per aiutarci ad andare a tempo e a ripartire giusti, leggerissimo. Arpeggio di Do, Sol con la percussione, Re, Mi, Fa, Mi, Re e La, e riparto da capo. Ora un pizzichino di gusto e di musicalità e sentiamo come viene questo intro. Cominciamo con la strofa, sempre in fingerstyle, gli accordi sostanzialmente rimangono gli stessi. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Do you need more? Is there something else you're searching? Se questo video tutorial ti sta piacendo e non sei ancora iscritto al canale YouTube di Accordi e Spartiti, iscriviti, è un gesto semplice, ci aiuta a crescere, a fare contenuti migliori e sempre più curati. Quindi grazie e continuiamo con il video. E ripeto questo bel arpeggino. Ultimo giro. Dopodiché Mi, Re basso Fa diesis e Sol per due volte. Perso anche il tempo. E riparto sempre con lo stesso giro per la seconda strofa cantata da Lady Gaga. Io impersonavo Bradley Cooper, ci assomiglio anche, modestia a parte. Voliamo quindi al ritornello. Finito il mio arpeggino della strofa, ho tutto il tempo di prendere il plettro che è qua e di iniziare una ritmica con i seguenti accordi: La minore, Re basso Fa diesis, che io prendo proprio completo, sia con il Fa diesis al basso sia al canto. Puoi anche togliere il canto, tenere un Mi al canto, quindi una nona, oppure puoi anche fare un Re basso Fa diesis stoppando
la prima corda. Io ti suggerisco questo, comunque, bello completo, suona bene, è ricco di armoniche. E infiliamoselo. Sol maggiore, Re maggiore e Mi minore settima. Ripeto, per quattro volte sostanzialmente. La minore, Re con il basso di Fa diesis, Sol maggiore, Re maggiore, Mi minore settima. Dopodiché comincia la, chiamiamola, coda del ritornello, In the shallow, shallow, io ci infilo anche un La minore settima con il basso di Sol, prima del Re basso Fa diesis. Ma insomma è un passaggio che è del tutto opzionabile. E riprendi Sol maggiore, Re maggiore, Mi minore. Ultimo giro, La minore. La minore, basso Sol, Re basso Fa diesis, Sol maggiore, Re maggiore e Mi minore settima. Ma se tutti questi bassi diversi ti complicano la vita, puoi tranquillamente bypassarli e fare la minore, Re maggiore, Sol, Re e Mi minore settima. Così suona bene in ogni caso. Ritmica numero 1, una ritmica ad ottavi, quindi la pulsazione ritmica della mano destra è questa, 1 and 2 and 3 and 4, e la ritmica, una volta compreso questo movimento della mano destra, sarà 1 2 3 and 4, ancora più lenta, 1 2 3 e 4, e cambio accordo, 2 3 e 4, Sol. Due pennate all'ingiù perché l'accordo di Re e di Sol sono nella stessa misura e durano due tempi. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4, e riprendi. Da capo. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Idem con l'accordo di La minore basso Sol, se vogliamo mettercelo, se no andiamo dritti e continuiamo con questo primo giro. Ma anche l'accordo di La minore e La minore basso Sol sono nella stessa misura e durano due tempi ciascuno, quindi questa è la ritmica. Arriviamo dalla fine della seconda strofa, plettro. I'm of the deep end, watches the diving, I never meet the ground. Crash to the surface, wet canals, far from the shallow now. La minore, basso Sol, Re basso Fa diesis. In the shallow, far from the shallow. Mi abbasso e alla fine di questo, in minore settima di questo ritornello, andiamo a un piccolo special. Gli accordi di questo special sono Si minore, Re con l'aggiunta della nona, La maggiore e Mi minore settima. Ripeto nuovamente, Si minore, Re con l'aggiunta della nona e La maggiore con l'aggiunta della nona che prendo qui, al sesto tasto, perché l'accordo successivo a me piace prenderlo, accordo minore del ritornello, lo prendo qua con l'aggiunta della nona, ma lo vediamo fra qualche istante. Parte molto più importante e soprattutto più riconoscibile di questo special è la ritmica, è una ritmica ad ottavi con il palm mute, quindi con questo effetto un po' un po' mutato che otterrai appoggiando il palmo della mano al ponticello. Non è questo, non è neanche questo, è una via di mezzo e dovrai dare tutte pennate all'ingiù su ogni accordo cercando di stoppare un pochino per fare una ritmica incalzante, piano piano aprire
con il ritornello. Far from the shell. Abbasso un po' le dinamiche e partiamo con lo special incalzante. Ritornello, ma senza ritmica, solamente con delle belle pennatone aperte. Gli accordi, l'eccezione fatta per questo, sono sempre loro, quindi poi Re basso Fa diesis, Sol maggiore, Re maggiore, Mi minore settima e riparto da capo. Finiamo lo special, quindi apriamo. Abbasso con le dinamiche e vado al finale. Far from the shell now. Mi minore settima. Io a questo punto ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare con la tua bella chitarra rustica e acustica Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Anche Mark Ronson c'è sempre un po' il suo zampino in queste super produzioni. E dichiaro concluso questo video tutorial. Se questo video ti è piaciuto, lasciaci un pollicino all'insù, qualche commentino qua sotto, ci fa sempre piacere rispondere. Io ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, mi auguro, e noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!